Mi chiamo Guido Poli, sono un pubblicitario, mi occupo di comunicazione di marca, ho lavorato per più di 20 anni per le grandi agenzie multinazionali di advertising e per le aziende di largo consumo, prima come creativo, come copywriter e poi come stratega. Porto le mie competenze a Hermes con un seminario sulla presentazione efficace, in particolare su una delle skill più trascurate all'interno delle aziende, cioè come si struttura una presentazione in PowerPoint, che è lo strumento principale di comunicazione visiva all'interno delle aziende e nelle presentazioni fra le aziende e i loro clienti, partner e fornitori. Ogni giorno all'interno delle aziende italiane, non solo, vengono svolte e date decine e decine di presentazioni in PowerPoint, la maggior parte delle quali sono troppo lunghe, troppo noiose e vengono dimenticate subito dopo. E questo genera riunioni troppo lunghe, troppo noiose e con un basso livello di energia. Perché succede tutto questo? Le neuroscienze hanno verificato che l'impatto e la memorabilità di una presentazione sul pubblico è dovuta per il 7% alle parole che usiamo, sia alle parole dette che quelle scritte, ma il 55% invece di questo impatto è dovuto alle immagini che noi riceviamo, a quello che vediamo. Peccato che buona parte delle presentazioni in PowerPoint sono slide piene zeppe di testo e per questo motivo diventano delle occasioni perse. Per questo sentiamo l'urgenza di trasferire ai manager alcune skill che hanno a che fare con alcune abilità fondamentali, ovvero come si pensa per immagini, come si racconta per immagini, come si pensano i materiali di una presentazione e li si fanno diventare una storia interessante, come si trasforma qualunque materia, anche quella apparentemente più arida e numerica, in una storia interessante e coinvolgente per il proprio uditorio. Perché una presentazione efficace è una presentazione le cui idee che contiene verranno ricordate e verranno adottate. Perché una presentazione efficace serve a concludere una vendita, a trovare nuovi finanziatori, a trovare nuovi partner, persino a ottenere una promozione. Per cui il nostro obiettivo è far sperimentare ai manager tutto questo in presa diretta, giocando con la materia della quotidiana del loro lavoro, vedendola da punti di vista diversi, perché una presentazione efficace, ovvero una presentazione che non solo informa, ma anche persuade e ispira, dà ai manager e alle loro organizzazioni un vantaggio competitivo straordinario.